14 wins, 7 losses, and 1 no contest. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Miami, Florida, Alessio Legionarios Sakara! Quando ero piccolo non avrei mai aspettato di arrivare dove sono arrivato adesso, ma sicuramente mi ero già imposto degli obiettivi. Quando ero piccolo piaceva tantissimo il calcio. Il mio obiettivo, come tutte le cose che mi ha insegnato mio padre e mia madre, soprattutto mia madre, volere e potere, quindi qualsiasi cosa che tu vuoi la puoi ottenere. Quindi quando ero piccolo la prima cosa era il calcio per me, quindi era giocare in Serie A. Poi si è trasformato in qualcos'altro e mi sono soddisfatto. Stile di vita, nel senso di non rimanere più in Italia e fare la solita vita per cercare questo sport dove non esisteva, è stato quando mio zio mi faceva vedere la cassetta dell'UFC e mi sono reso conto che la lotta era la cosa più importante che c'era in questa disciplina, e in Italia purtroppo nessuno praticava questa disciplina in maniera corretta, quindi ho venduto la mia moto e sono andato a vivere in Brasile. Logicamente ero molto giovane, avevo 19 anni, ho venduto la moto e sono andato in Brasile senza conoscere nessuno, e una delle cose che mi ricordo è il fatto che io vivevo dentro una palestra, quindi ho dormito per più di 6 mesi dentro una palestra per imparare questa disciplina, oppure tutti i giorni facevo più di un'ora d'autobus per arrivare in palestra, e tutto questo non mi pesava perché il mio obiettivo, ascoltando le cuffiette e la musica, io mi sognavo già nella folla, nelle grandi eventi dell'UFC, quindi quell'ora dentro l'autobus con la mia musica preferita non faceva nessun tipo di sacrificio, quindi non vedevo il traffico, non sentivo il caldo di Rio de Janeiro e volevo solo imparare il prima possibile la lotta a terra e le MMA. Quindi ho un grandissimo ricordo di quei momenti. Next up, 30, 27, Leites. And finally, 29, 28, declaring the winner by split decision, Alessio Legionarios Sakara! L'ultimo pensiero che ho prima di entrare nella gabbia è se sto bene con i pantaloncini e se non mi si vedono le maniglie d'amore. Però no, mi piace tanto scherzare nei spogliatoi, cerco di non sentire più che tanto il match. È logico che quando si apre la tenda, che noi camminiamo prima di entrare nella gabbia, noi ci fanno camminare sotto dai spogliatoi fino a una tenda nera, dove lì dobbiamo aspettare per 3 o 4 minuti finché non si apre e andiamo nella folla. L'ultimo pensiero che ho è alla famiglia e cercare di dare una vittoria a loro, alla famiglia e ai miei sostenitori, di non deluderli, soprattutto di non arrendermi mai a qualsiasi ostacolo si opponga a me dentro l'ottagono. Quindi l'ultimo vero pensiero è di non arrendermi mai. Se mi avessero fatto questa domanda di 10 anni fa, più di 10 anni fa, che cosa è per te l'MMA, avrei detto: ragazzi, quei due si ammazzano senza se non una rissa da strada. Dopo 10 anni che ora ci sto dentro,
lavoro in tutto il mondo a far capire alle persone che non è una rissa da strada, è tantissimo tecnica e tantissimo stile di vita. Quindi l'MMA in 10 anni mi ha fatto capire che è proprio uno sport, è proprio una filosofia di vita. Il saper soffrire e uscire dalla difficoltà nella gabbia è la stessa cosa della vita. Quindi molte volte ci troviamo in difficoltà nella vita e non dobbiamo sapere uscire fuori. Con tantissime situazioni a nostro favore, così l'MMA. Quindi per me si rispetta nella propria vita che uno fa quotidiana, saper uscire nei momenti di difficoltà. Quindi l'MMA è filosofia di vita ed è tecnica, non è rissa da strada, quello che pensavo 10 anni fa. Che c'è tra noi italiani e gli americani, Stati Uniti, io vivo all'estero, ho vissuto tantissimi anni all'estero, 5 anni in Brasile e 2 anni in America, di cui gli ultimi 2 anni in America ho fatto avanti e indietro. La differenza è immensa, sia come tipologia di allenamento, ma sia organizzazione eventi. Io spero che il prossimo anno l'UFC sta dicendo che vuole arrivare in Italia, in modo che la gente si renda conto davvero che cosa vuol dire un evento quando arriva e che cosa vuol dire creare un evento di MMA. Riguardo agli allenamenti stiamo proprio fuori rotta, per questo io faccio molti stage per far capire ai ragazzi che siamo veramente con tantissime lacune e questo mi dispiace perché può portare difetti ai giovani, molti ragazzi. Purtroppo Walter Chiari aveva detto una cosa che era proprio vera, inutile che vado troppo sulle lunghe, lo dico in breve. L'italiano quando non conosce una cosa te la insegna, questo è tutte le cose, purtroppo quando capiscono che c'è business te la vogliono insegnare e non fanno che rovinare dei giovani che magari credono e non hanno le possibilità che ho avuto io, magari quell'input, quel coraggio di andarmene. Ci sono molti giovani che non vogliono andare via dal proprio paese per ovvi motivi, magari la famiglia o il lavoro, però magari ci sono questi maestri che rovinano questo sport, mentre in America se un team non va, il maestro dura poco, dopo un po' capiscono che ci sono team validi. La differenza è questa, che lì sanno veramente insegnare e sanno far crescere i giovani in maniera corretta. E spero che prima o poi venga indietro tutti quanti. Alessio has been in the last few fights training out of American Top Team, which I'm sure is helping his ground game, I'm sure it's helping his overall game. Always had excellent strikes. It really feels like he found a home in American Top Team. Joe talked about that. Uno dei motivi perché sto in Italia e non ho deciso solamente di stare in America, il primo che tutti sanno è la famiglia, e di conseguenza ho capito che molta gente ama questo sport, ma purtroppo non ha avuto insegnamenti adatti o corretti. Quindi uno dei miei motivi è fare stage il più possibile e divulgare la Legionarios League per i giovani, per aiutare i giovani a fare una carriera da dilettanti, che è importantissima, in modo che crescono con il proprio carattere, la propria personalità dentro il ring, dentro la gabbia, ma soprattutto fuori, essere lottatori di MMA 24 ore su 24, quindi assumere una vita d'atleta vera e propria, roba che in Italia non ti insegnano, mentre all'estero l'hanno sempre insegnata. Ecco uno dei motivi che i miei stage cercano di creare più confusione possibile alle persone che già pensano di fare MMA, perché purtroppo le insegnano in modo sbagliato per me. Delle volte vedo dei ragazzi che vengono allo stage che dicono sono anni che faccio MMA e vedo degli errori assurdi, errori che penso ti vedono la prima volta, non so, in un team, dove sto io, l'America Top Team. Se tu gli dici che sono anni che fai MMA e fai uno di questi errori, si mettono a ridere, e questo non deve capitare. L'italiano quando deve andare fuori deve lottare ad armi pari, ecco perché io sto qua a fare stage. La mia soddisfazione è portare altri atleti italiani prima a combattere all'estero, poi all'UFC per far vedere ci siamo anche noi, non siamo solo pasta e maccheroni come tutti pensano, pizza, maccheroni e tarantella. Quindi meniamo come menavano le mani i nostri vecchi italoamericani. Degli apprezzamenti che ho avuto in tutti questi ultimi anni, la cosa che mi fa più contenta delle persone quando se ne vanno mi dicono Alessio sei troppo alla mano, sei uno di noi,
quella è la cosa che mi piace più di tutti. Quando arriva uno e mi dice: lei sei troppo forte con le braccia, sei troppo forte con le gambe, ammazza, mi piace, che coraggio che c'hai, sono troppo felice, questo è vero. Però la cosa che mi piace è che la gente capisce che noi siamo come gli altri. Ho sempre detto che io, per me questo è un lavoro, quindi per altre persone, come tanti altri, se svegliano la mattina fanno un altro lavoro, è la stessa cosa. Quindi il complimento che mi fanno, io sono contento quando la gente mi dice: oh, sei davvero uno dei, come noi ti pensavamo differenti, con i tatuaggi, cattivo. Quindi questo è uno degli apprezzamenti che io preferisco. Critiche quando pensano che magari io non festeggio molto, una critica che mi hanno fatto che mi ha un po' offeso, ma no, perché che pensano che io quando vinco non mi esalto. Allora pensano che io magari non rispetto la bandiera, non rispetto i fans. Invece no, al contrario. Io non deve essere una critica, deve essere vista che io quando vinco non esalto perché ho rispetto dell'avversario. Qui prima facevo degli errori, molte volte è capitato che vincevo e facevo casino, poi ultimamente ho iniziato ad avere più una mentalità d'atleta. L'avversario già subisce una sconfitta, vi assicuro che io non ho subito sconfitte, già è dura. Figurati se ti trovi l'avversario tuo che ti sta gridando in faccia, quindi ecco perché festeggio solo con i compagni, con gli amici e con la famiglia e con i sostenitori, al di fuori delle telecamere e al di fuori dell'ottagono, perché rispetto l'avversario. Ecco, una delle critiche che io non ho sopportato era questa qua. Mentre critiche costruttive del tipo: Alessio, perché non fai questo, perché non fai quello, sono sempre accette, perché anch'io ho da imparare da tutti. Dei motivi perché non farò mai fare a mio figlio il calcio, perché non gli insegnerà niente, a questo momento non gli insegnerà niente nella vita. Non gli insegnerà niente perché nel calcio, come vedi, la maggior parte della gente pensa che tutto sia dovuto. Sono pochi i calciatori umili, io ne conosco qualcuno, da De Rossi o qualcun altro. I ragazzi sono umili, però purtroppo anche in campo non dimostrano mai lealtà. Io una cosa che non sopporto dei calciatori, quindi una cosa, sta uscendo cose molto sporche, ma non a livello di quello che c'è dietro, scommesse o non scommesse, già si vedono in campo. Una delle cose più sporche è quando tu cerchi di far buttare fuori l'avversario che non ti ha creato nessun tipo di fallo, quindi ti butti per terra oppure fai finta che ti ha dato una capocciata. Io penso a mio figlio una cosa del genere, quando la guarda gli insegni proprio essere codardi nella vita. Io penso, se uno mi fa un fallo in campo di calcio, io sto zitto, non dico niente, entro più duro nel contrasto successivo quando te lo devo fare a te, senza farti male. Però non vado a chiedere aiuto all'avversario sperando che io possa vincere quando voi siete in otto, siete rimasti perché tre di noi hanno fatto finta di subire un fallo. Quindi è un modo scorretto, è un modo non educativo verso i bambini. E una cosa bella invece di questo sport è che noi magari combattiamo con lealtà e alla fine in albergo stiamo mangiando e bevendo insieme. Questo è un modo corretto ai giovani da far vedere che noi lì ci affrontiamo da uomini, per vedere chi è che ha più tecnica nel sottomettere l'avversario, chi ha più coraggio nel uscire situazioni più critiche, e poi stiamo insieme. O hai vinto o hai perso, ho dato il massimo. Nel calcio purtroppo c'è troppo business, troppi sponsor, ecco perché stanno uscendo le cose, molte cose marci, al di fuori e dentro del calcio. Forse se gli stipendi sarebbero molto più ridotti, vedremmo gli atleti che tirano di molto di più fuori gli attributi. E là vedi il vero calcio, che era quello di una volta, quello degli anni 60, anni 70.